Green Pass per i turisti, ma soprattutto sicurezza del luogo di vacanza. Abano si prepara ad accogliere la clientela straniera, zoccolo duro e parte fondamentale del turismo termale. Il sindaco Federico Barbierato, dopo aver messo a disposizione dei medici di base gli spazi comunali del teatro polivalente per la vaccinazione degli over 80 e dei fragili, punta a riproporre l'iniziativa per le somministrazioni ai lavoratori termali. Noi abbiamo messo a disposizione anche il teatro polivalente per le vaccinazioni dei lavoratori termali, perché è un tema adesso che si pone all'attenzione, perché i lavoratori termali, vista anche l'andamento positivo della campagna di vaccinazione, dovrebbero essere fra i primi ad essere vaccinati. E a tal proposito abbiamo già messo a disposizione dell'USL, della regione, il nostro teatro polivalente proprio anche per questa situazione qui. A giugno dunque il teatro di Via Donati potrebbe essere destinato alla vaccinazione dei termali per garantire una gestione più efficace e rapida delle somministrazioni del siero anti-Covid. Io confido che a giugno ci sia questa partenza di vaccinazioni per le aziende, quindi per i lavoratori termali, e confido che questo possa rappresentare un ulteriore motivo di svolta per il nostro territorio. Iniziative che vanno di pari passo ad una campagna di rilancio imponente per superare la concorrenza dei paesi stranieri.